troppa rilevanza alla vicenda Meloni, titola sulle banche, sbancati, il tesoretto c'è ma vogliono fregarglielo, il titolo Etruria e le sue sorelle. Col credito d'imposta generato dalla maxi svalutazione dei crediti delle quattro banche salvate si possono risarcire tutti i risparmiatori gabbati. Banca Italia e PD si oppongono, intervenga il governo. Interessante questo spunto, una volta tanto insomma, proposto da Libero. E Corriere della Sera invece sulla situazione di politica estera, terrore spari a Bruxelles, nel Blitz ucciso un sospettato, uno in fuga con le armi, sotto assedio due asili, lotta all'ISIS, nell'occhiello indagine sulla strage di Parigi, forze speciali in azioni per ore, quattro agenti feriti. E il commento di Marco Marisio, anzi il reportage, scusate, il fantasma di Salah nel nuovo covo. E poi a centropagina Meloni sfida Berlusconi, il centrodestra si spacca. Repubblica, abbiamo già annunciato un'intervista in esclusiva ad Al-Sisi, avrete la verità su Regeni, il tempo che naturalmente sta sulla vicenda di Meloni, io speriamo che me la cavo, è il titolo sulla foto di Giorgia Meloni con il segno di vittoria, e la vera apertura però ecco la Fittopoli della provincia romana, arriva un po' in ritardo ma arriva anche sul tempo. La Stampa titola ancora su Meloni in apertura a sinistra, Meloni si candida nel centrodestra, scoppia il caos, a centropagina la grande foto del cecchino postato sui tetti, il cecchino, il poliziotto postato sui tetti, Bruxelles torna la paura, caccia i terroristi in fuga, il messaggero, Roma centrodestra in frattumi, è il titolo di apertura, e poi a centropagina la fotonotizia con l'operazione della polizia di Bruxelles, e poi ancora appalti illegali a centropagina, le 230 inchieste sul Campidoglio, titola il messaggero. Il manifesto, abbiamo già detto, acqua sporca, il blitz quindi della maggioranza per annullare i risultati del referendum in cui appunto ha vinto il no alla privatizzazione, l'unità, sfascio capitale, giornata di ordinario terrore a Bruxelles, c'è in prima pagina un Berlusconi sorridente preso un po' in giro quindi dall'unità, anche Melonigli volta le spalle, c'era una volta il CAV. Andiamo avanti nella rassegna stampa. Il Mattino, quindi, con i giornali locali. Roma, Napoli, flow delle alleanze. Meloni a Roma sfida Silvio, il secolo XIX. Gazzetta del Mezzogiorno, Bari, la rete del padrino, un'operazione di polizia in grande evidenza sul giornale pugliese. Il Gazzettino, Bruxelles torna l'incubo del terrorismo. Invece, Avvenire, maternità surrogata, l'Europa si risveglia. Dopo lo stop del Parlamento dell'Unione Europea, anche una commissione del Consiglio dei 47 Paesi sventa la manovra per liberalizzare l'utero in affitto. No pure al rapporto CDE che voleva regolamentarla. Ecco, quindi L'Avvenire canta vittoria su questo passaggio europeo. Bene, è tutto per la nostra rassegna stampa, una breve pausa di pochi minuti e poi l'approfondimento su Stampubblica. Leggeremo un po' di materiali che abbiamo trovato in rete, tutti interessanti, tutti di estrema attualità, tutti che riguardano la concretezza di questa fusione tra Stampa e Repubblica, proprio per quanto riguarda il difficile settore del cartaceo.
Allora apriamo questo breve spazio, piccolo spazio di approfondimento, piccolo spazio ma importante sulla vicenda della fusione tra Stampa e Repubblica. Abbiamo trovato un po' di materiale in giro nel web e vogliamo in qualche modo condividerlo, una intervista sul Fatto Quotidiano a Giovanni Valentini, poi diremo chi è. Innanzitutto un giornalista, scrittore, già direttore dell'Espresso e vice direttore di Repubblica, su temi generali dell'editoria, ma che individuano alcuni nodi importanti per capire che cosa sta accadendo. E poi un ragionamento, diciamo così, più sindacale dal punto di vista dei giornalisti su che fine fanno alcune testate locali, perché appunto si parla di difficoltà di ristrutturazione a proposito della fusione di Stampa e Repubblica, soprattutto con ripercussioni nelle varie testate locali. Abbiamo trovato alcune informazioni e quindi anche queste vogliamo condividere con la rete degli edicolanti, che in qualche modo è già attivata, cioè l'idea è quella di sentire un po' cosa dicono i distributori, su che cosa stanno ragionando in attesa di notizie ufficiali da parte dei vari consigli di amministrazione, che dovrebbero riunirsi già nelle prossime settimane, si parla di aprile. Ma insomma, andiamo con ordine, vediamo innanzitutto questa intervista di Giovanni Valentini al Fatto Quotidiano. Giovanni Valentini, appunto, giornalista, scrittore, direttore dell'Espresso, vice direttore di Repubblica, oggi è portavoce dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Che cosa dice in questa intervista? Mi rifiuto di condividere la tesi di Ezio Mauro, dice Valentini, che ha parlato di radici comuni tra Repubblica e Stampa. Quando mai? Repubblica, dove io sono stato assunto nell'ottobre del 75, nacque dal matrimonio tra l'Espresso e la Mondadori, ricorda Valentini. Era cioè un editore puro che faceva i giornali per i suoi clienti, i lettori, e non per fare affari, mentre la Fiat è sempre stata un editore impuro, sia alla Stampa sia al Corriere della Sera. Lasciai il Giorno, che era dell'ENI, proprio perché voleva andare a lavorare per un editore puro. E qui l'obiezione, o meglio l'appoggio dell'intervista, dice Carlo De Benedetti: non si può definire un editore puro, la verità è che non diventa un editore puro nemmeno oggi, che è ormai il maggior editore italiano di carta stampata. L'ingegnere, riferendosi a De Benedetti appunto, ha sempre curato molto bene i suoi affari, risponde Valentini, grazie allo scudo dei giornali. Cito